Userò il riferimento a Pompei alla fine del mio intervento come esemplificazione di quello che voglio dire, ma non posso non partire dopo questa esposizione, avendo letto, diciamo, i 14 punti, non posso non partire dalla tesi. Sostanzialmente quello che si ripropone, concorrendo come fa Settis e come altri stanno facendo in questo momento, dopo anni di grande, straordinario silenzio di dibattito sulla cultura politica, questo paese non conosce più un dibattito sulla cultura politica da un lungo periodo, è la reazione più forte che sento spontanea venire dalle persone che incontro girando l'Italia nella discussione della mia memoria. Si ritorna a discutere di cultura politica. Nella sua argomentazione, sostanzialmente il rilancio della democrazia, l'uscita della democrazia dall'angolo in cui è finita, poi quando la democrazia è sviluppo, ci ricorda Amartya Sen, quindi quando la democrazia finisce in un angolo lo sviluppo, noi non cresciamo e aumenta l'esclusione sociale perché non abbiamo democrazia. Le due cose sono la stessa cosa, perché lo sviluppo è libertà sostanziale di vivere la propria vita secondo il proprio disegno, e questo non è possibile fuori dalla democrazia. Puoi avere crescita fuori dalla democrazia, non puoi avere sviluppo. Le due gambe su cui Settis ci propone di tornare a camminare sono quelle della Costituzione e dell'associazionismo che lui ha descritto. Io faccio un passo ed è in questo senso. Perché? Ritorno sui suoi perché. Perché queste due gambe non riescono ancora, non sono sufficienti da anni a consentire di camminare. Se lo capiamo come andare avanti. Perché la sinistra non ascolta? Perché non si cambia? Perché persiste l'egemonia del pensiero liberista? Perché non si riesce a vincere le elezioni, che sono il modo democratico attraverso cui governare, e poi se le si vince non si fa una politica di sinistra e si viene mandati a casa prima ancora di avere terminato il mandato, perché questo sta avvenendo da 20 anni? Perché i partiti sono un ectoplasma? Perché passa la tesi di una democrazia senza popolo? La mia risposta è una sola, e riguarda un'ipotesi sul sapere, sulla conoscenza. Perché c'è un errore radicato, profondamente radicato, nelle classi dirigenti di questo paese, tutte le classi dirigenti di questo paese, della cultura, della comunicazione, dell'impresa, del sindacato, della politica e dell'amministrazione. Ed è un errore profondo che riguarda il cosa ci vuole per governare, riguarda dove sta il sapere. Da questo errore deriva l'incapacità di governare, la demolizione sistematica dei partiti, perché gli è congeniale a questo errore. È il profondo convincimento che il saper governare, il saper fare, il sapere sia posseduto da pochi. Sono i pochi che scriveranno le raccomandazioni a tutti i paesi e a tutti i paesi uguali, sulla base dell'attuazione delle quali automaticamente ci restituirà lo sviluppo. È il sapere posseduto da quei pochi che scrivono le norme. Ed è il susseguirsi in questi 20 anni di un continuo processo normativo. Non di un riformismo che va bene, ma di un riformismo che correttamente è stato definito perfetto, nel convincimento cioè che sia la norma frutto del pensiero di 5, 6, 15, 20 persone, tecnici e politici, a poter predeterminare prescrittivamente che cosa succederà, come sarà la scuola, il fatto che l'istruzione sarà migliore, il fatto che il trasporto sarà migliore, il fatto che ci sarà sicurezza, il fatto che ci sarà sviluppo. L'ipotesi è sempre la stessa, sapere di pochissimi. Sono sempre quei, e questo passaggio si lega a due dei punti di Settis, quando lui ci ricorda la mitologia del mercato, la dominanza del mercato, il dominio del mercato. Il mercato è uno dei più straordinari strumenti, non l'ha inventato neanche il capitalismo, perché il capitalismo è mercato più controllo dei mezzi di produzione. Il mercato è una roba che nasce, diciamo, barlumi di mercato ci sono sin dall'inizio, da sempre, prima di Cristo, e ci sono affermati. Il mercato è una cosa straordinaria, è quella roba in base alla quale la concorrenza consente, quando c'è,
quando c'è, è consentita, consente di produrre la cosa migliore che vogliamo. C'è un piccolissimo dettaglio. Il mercato non riesce a produrre beni pubblici complessi. Il mercato non può produrre la tutela adeguata di Pompei secondo le esigenze di tutti i cittadini del mondo, di coloro che vivono in quel territorio, di coloro che vorranno desiderare di andarla a vedere, di quelli che vorranno pensare che i propri pronipoti possano andarla a vedere. Il mercato non riesce a produrre una scuola secondo le nostre multiformi e diversissime esigenze di ognuna di noi persone. Il mercato non riesce a produrre un intervento grandioso di connessione infrastrutturale o ferroviaria fra due parti del mondo che servirà a connettere e a rendere la circolazione. Il mercato questa roba non la sa fare. E allora ritorno all'illusione. L'illusione che è passata in questi 20 anni, che ha sempre a che fare col sapere di pochissimi. Attenzione, l'idea non è stata quella del liberismo, quella non facciamo più scuola, non facciamo più strade, non facciamo più ferrovie, non facciamo più sicurezza, non facciamo più guerre. L'idea è stata, siamo talmente sapienti nel nostro minuscolo, piccolissimo Stato che si è ristretto, è piccolo, 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 uno Stato minimo, ma talmente intelligente che siamo in grado di scrivere dei contratti con dei soggetti concessionari, che sono scritti così, in modo così straordinario, che noi avremo esattamente il migliore dei possibili mondi, perché sapremo garantirci che ci daranno la scuola che vogliamo, la guerra senza torture che vogliamo, la scuola e Pompei che vogliamo, e al tempo stesso usiamo la concorrenza del mercato, quindi colui che ce la darà concorreranno a darcela migliore. C'è un'assunzione straordinaria di un iperrazionalismo, nell'assunzione che il sapere sia di pochissimi. Questo è un passaggio importante, perché il liberismo non è l'abbandono dello Stato della sua funzione, è il convincimento che uno Stato possa essere minuscolo perché pochissimi sono in grado di decidere. Da queste ipotesi, provate alla luce di questo che vi ho detto, di questa ipotesi che vi faccio, che è questo il problema, provate a rileggere tutte le cose che sentite ogni santo giorno. Ci vogliono più poteri al Presidente del Consiglio. Lo cominciò a dire il Presidente del Consiglio Berlusconi, ha continuato a ripeterlo a stampino chiunque abbia governato questo paese, troppi pochi poteri al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei Ministri. È noto che questo è falso, no? Il Presidente del Consiglio dei Ministri in Italia ha molti più poteri del Presidente degli Stati Uniti, perché la capacità di interdizione del Congresso americano è largamente più elevata di quella del Parlamento italiano. Presidenzialismo, semipresidenzialismo, semplificazione, quest'altra parola magica, nell'assunzione straordinaria che una realtà complessa possa avere una governance semplice. Che cosa c'è dietro la semplificazione? È il potere di decidere a pochissimi, che sapranno decidere loro se e dove andrà costruito il termovalorizzatore, se e in che modo andrà connessa Torino con Lione, se e in che modo la Napoli-Bari dovrà essere costruita e passare o non passare per la città di Acerra. Pochissimi sanno. Quindi semplificazione, conferenza di servizio, semplificate, discussione, confronto, partecipazione, semplificate. E l'altra cosa che sapete, lo stravolgimento di uno straordinario, bellissimo concetto che ci ha regalato l'Europa, in particolare che ha concorso a regalarci quella congiunzione di pensieri tra il socialista Giolitti e il cattolico Jacques Delors, che è il concetto di partnership e di partenariato europeo, che è una roba seria lì, perché è una roba che va in questa direzione. Il partenariato europeo è una roba in cui si dice il contrario, poiché noi non sappiamo, noi dobbiamo mobilitare, incontrare e andare nella direzione della moltitudine dei soggetti beneficiari e produttori. E questa visione è stata stravolta all'interno di questi ultimi 20 anni con un'idea della concertazione da tavolo in cui pezzi di classe dirigente sempre meno rappresentativa si riunisce, la partnership del tavolo verde, che è il tavolo di Palazzo Chigi dove si riuniscono le parti, 2 ore prima generalmente dell'assunzione di una decisione. È evidente che lì c'è solo un problema di sigla politica, non c'è l'idea di dire io mi riunisco perché so che ognuna delle 20 parti attorno al tavolo, oltre che a portare interessi, porta anche sapere. Ognuna delle cose che vi ho detto è il riflesso di un'ipotesi, che il sapere sia di pochissimi. E questo, professor Settis, non, lo dico con sincerità, non devo fare difese d'ufficio, non una sorta di prefigurazione complottistica del governo di larghe intese, questo è stato il limite del governo di cui ho fatto parte.
il fatto che limite che non si è manifestato nei primi 4-5 mesi in cui quello che c'era da fare era scritto, ahimè, nelle cose, quello sì, perché il paese era stato portato a un punto in cui non c'era altro da fare quello che abbiamo fatto, anche da dove abbiamo sbagliato, anche dove avremmo potuto farlo meglio. Il problema è nato dal quinto mese in poi, quando, rivoltici allo sviluppo, abbiamo ritenuto di poter lavorare senza l'intermediazione della società. Quindi l'errore di quello era 17 tecnici chiusi in una stanza, che nella percezione dell'Italia erano i migliori, sapevano tutto, e quindi governate, no? L'enorme aspettativa e poi straordinaria delusione, una più stupida dell'altra. Cosa c'era da deluderci? Un governo che non aveva rapporti con i partiti se non attraverso un incontro saltuario con i tre rappresentanti dei tre partiti, che a loro volta, non essendo più partiti che intermediano la società, avevano poco sapere da portare. Che sapere, dove lo prendevamo il sapere? Nelle nostre teste, limitate, per quanto di valore. Parlo dei miei colleghi, ovviamente, non da me. Ma lo dico sul serio. È la riprova quel governo e il suo insuccesso dell'errore dell'assunto. Allora, se abbiamo e se condividiamo questo, evidentemente, e se condividiamo che invece le cose sono esattamente contrarie, cioè che il sapere è diffuso, certo che ci vogliono tecnici, certo che ci vogliono persone esperte, figurarsi, e certo che c'è bisogno di qualcuno che decida, che è un'altra cosa. Il problema è come arriva a prendere la decisione. La prende dopo avere escusso, estratto, come si dice nel dibattito comune che c'è in quasi tutto il mondo in questo momento, anche nei paesi in via di sviluppo. Ha estratto la conoscenza dalla moltitudine di soggetti che hanno sapere, che è molto più ampia della moltitudine. L'altro giorno, discutendo con un mio vecchio amico, perché è un mio vecchio amico, perché abbiamo navigato una parte della nostra vita insieme, che è Walter Veltroni, che credo che sia stato anche lui, abbia commesso questo errore, e gli ho fatto osservare che non a caso nel suo libro, che ha scritto con passione, credendoci, ma c'è un errore, e lui cita non a caso un provvedimento di Roosevelt con il quale Roosevelt concentrava presso di sé tutta l'amministrazione centrale. Ma certo, siamo all'inizio dello scorso secolo, il livello di istruzione è nullo, siamo in una situazione drammatica, le decisioni di quel governo rooseveltiano, come poi di Nitti all'inizio dello secolo, 10 anni prima, come poi di nuovo nel dopoguerra, sono assunte da poche persone. Ma siamo in un altro mondo, siamo nel mondo che è derivato, se Dio vuole, da quel mondo, un mondo dove il sapere è diffuso. E allora il meccanismo è tanto è diffuso che certe volte milioni di persone ne sanno più di una sola. Ne sapevamo più tutti noi, manifestando quella drammatica notte in tutto il mondo, del fatto che quel pezzo di carta che Colin Powell sventolava era falso. Perché noi lo sapevamo e lui non lo sapeva? Quindi c'era del sapere diffuso in milioni di uomini. Perché noi ne eravamo certi. Perché avevamo studiato, ognuno di noi si era letto le relazioni dell'istituto, perché ormai siamo in un mondo in cui ci sono milioni di uomini che maturano sapere. Allora, se questo è vero, la strada evidentemente è quella del rovesciamento. Per dare gambe alla Costituzione, anche a quello che non c'è scritto, sono d'accordissimo sul diritto di resistenza, che non a caso nell'addendum alla mia memoria politica, dopo grandi fatiche, grandi travagli, ho aggiunto dicendo ci vuole. Ovviamente non sono un costituzionalista, ogni volta che uno si muove fuori dal proprio seminato deve affacciarsi, per fortuna abbiamo amici, ho scoperto che in Germania si usa, che lo Stato di Brema lo utilizza, è un pezzo importante, quindi una Costituzione che vive è una Costituzione dove si può anche dire ci leggo anche questo, e lo stesso vale per altri punti della Costituzione, se non abbiamo tempo, il punto sulla riduzione della sovranità, per esempio, dell'accettazione della riduzione di sovranità, della cessione di sovranità in nome della pace e della giustizia, è un punto della Costituzione decisivo per quello che dobbiamo decidere domani. Perché noi abbiamo, grazie a quell'articolo, siamo potuti entrare nell'Unione Europea, tanto per essere molto chiari. Noi siamo nell'Unione perché abbiamo ceduto a un soggetto in nome di libertà e giustizia, ma se abbiamo l'impressione che l'Unione Europea che abbiamo costruito non sia più, non libertà, scusate, pace e giustizia. Se abbiamo l'impressione che l'Unione Europea non sia più fonte di pace e di giustizia, noi possiamo mettere costituzionalmente in dubbio la nostra appartenenza. Non perché io creda che ci sia un'alternativa all'Europa, ma perché soltanto prendendo posizioni dure come quella che ha preso la Corte Costituzionale tedesca, che non è esattamente una banda di radicali estremisti, noi possiamo ottenere il passo in avanti, cioè il rafforzamento della sovranità europea, avendo noi perso sovranità nazionale, senza che questa sovranità finisse da nessuna parte.
E domani una politica nuova, dei partiti nuovi, aprirebbero un tema costituzionale altissimo. L'Italia, socio fondatore, pretende che quella sovranità che ha strappato ai propri cittadini venga restituita ai propri cittadini come una sovranità accresciuta europea. Se no non andiamo avanti. No, vorrei qualche cosa, forse un aiuto. Ecco. Allora, se noi le due gambe di Settis, la Costituzione e le associazioni ovviamente sono una fonte straordinaria di conoscenza, sono una fonte di sapere, di sentimenti che si manifestano, anche di conflittualità. Stiamo andando per le lunghe, non voglio tirare perché voglio chiudere su Pompei, ma è straordinario quando andiamo a leggere, ho portato un pezzo di Francesco Saverio Nitti di esattamente 110 anni fa, nel quale ci ricorda l'importanza fondamentale del conflitto come strumento fondamentale di avanzamento. Che cosa ha in testa? Ha in testa il sapere, gli interessi, ha in testa quello che può venire. Io lo sapete, ma di questo qua oggi non parliamo, che ritengo, e mi è piaciuto il riferimento sia nel punto, non mi ricordo quale, sia adesso nell'esposizione, queste due gambe hanno bisogno di una terza fondamentale gamba nella società, hanno bisogno di partiti, ma di questo non parliamo, è quello per il quale sto cercando di spendermi e su cui ho ragionato. Cioè, penso che partiti che non pretendano di ricondurre a sé associazioni che definisco caparbiamente indipendenti, ma che si offrano come strumento di canalizzazione delle loro idee, visto che sono i partiti che si adoperano per scegliere i loro candidati, e allora è ben diverso scegliere i loro candidati sulla base del metodo che Settis ci ha appena ricordato, o viceversa invece vederli maturare nel proprio partito sulla base di un conflitto, di un confronto, di una mobilitazione cognitiva, di un confronto non soltanto all'interno del partito ma con queste associazioni, perché da quel confronto scopri i leader, escono fuori le persone che poi vuoi volere all'interno del Parlamento, persone che sanno che quando scriveranno una norma vogliono prima capire sulla scuola, vogliono capire che ne pensano gli imprenditori che poi prendono le persone, gli insegnanti che ci lavorano, i ragazzi e le famiglie. Quindi sono persone provate, non alcuni brocchi che il sistema attuale ha portato all'interno del Parlamento. Quindi penso che due gambe forti di Settis e la terza gamba fondamentale del partito possono camminare se rimuoviamo questo errore fondamentale che ha a che fare con il sapere. E chiudo, ho promesso, su Pompei per dire questo. A questo sono arrivato un po' perché sono cose a cui ho lavorato nella mia vita, poi ognuno ha i suoi percorsi, ma ci sono anche arrivato perché alcuni tentativi di un modo di governare che fosse diverso li abbiamo tentati con i miei, solo perché avevo una squadra di alto livello, perché se non mi fossi ritrovato una squadra nell'amministrazione pubblica, questa roba non si fa dalla mattina alla sera inventandosi. Se tu sei un amministratore pubblico autoritario ti muovi in modo autoritario. Bene, su Pompei l'abbiamo provata e ci siamo domandati: ma poi come diavolo è possibile che noi continuiamo da 20 anni a fare delle porcherie inestimabili all'interno di questo posto che è sotto l'occhio dell'intera umanità? Com'è possibile, quando nel Ministero dei Beni Culturali ci sono persone di grande valore, archeologi, architetti, come può essere? E allora siamo arrivati a darci una risposta, e la risposta che è maturata forte sotto la sollecitazione dell'Unione Europea e di quella meraviglioso strumento che è la politica di coesione, in cui lavoro da 15 anni, che nasce da Jacques Delors, perché le politiche portano con tutti i problemi che ha avuto il loro marchio, e il nostro Giolitti e l'inglese George Thompson, tre figure, un liberale, un socialista e un cattolico, non dico altro per gli amici del PD. No, voglio dire, non c'è bisogno di ricostruirla l'unione delle culture, c'è nell'Europa, c'è nelle politiche, c'è nelle cose. Quella roba di Pompei ci siamo accorti, e dico solo tre parole, che servivano tre cose. Serviva una decisione pubblica di quelle secche, che prendi secca sulla base di tre pagine, dove capisci dove stai andando, dove capisci che qual è la ragione per cui lì sei in quella situazione, che non puoi affrontare caso per caso, progettino per progettino, che devi domandarti perché vengono giù i muri vengono giù perché c'è un'infiltrazione, devi domandarti come mai le altre volte non ci sei riuscito, quindi prendere atto del fatto che non ci sono una quantità di risorse umane adeguate all'interno, quindi che se fai una cosa devi assolutamente reclutare altre persone, e il reclutamento è interessante perché i vecchi
e non è un problema di generazioni, che sono bravissimi, si uniranno con i nuovi e rinasceranno e triplicheranno la loro voglia, perché c'erano finalmente 20 giovani, i giovani a cui regali la possibilità di lavorare nel posto più interessante del mondo probabilmente ripartiranno a razzo, e che però contemporaneamente questo ha bisogno anche di una competenza ingegneristica che il Ministero dei Beni Culturali non ha e quindi gliela devi dare, discussioni per dargli, la paura che ci sia un soggetto esterno in Vitalia, perché fa venire un sacco di brividi nel timore che si stesse esternalizzando, e poi si capisce, ma come si è capito che non era volontà? Perché ne abbiamo discusso, è ridiscusso, si è andati là, si è discusso con le persone, si è guardato in faccia, si è fatto sperimentalismo democratico, non si è detto da domani si fa così perché noi abbiamo deciso, e si è capito cosa non andava, ci si è riandati, si è mescolato il team, si è creata una squadra, dico cose di una banalità mostruosa, dico semplicemente il modo in cui si lavora al mondo quando si vuole ottenere risultati. E poi evidentemente a questo i progetti e il confronto pubblico, ecco, lì rischia di cascare l'asino e ricasca sulla scarsa vivacità del confronto, perché in quel territorio dove erano i partiti e in qualche misura anche le associazioni? Se questo non c'è, dov'è il presidio democratico che questo disegno, che a mio parere è corretto, ma nulla rimane, ogni giorno devi ricominciare da capo, sei in un territorio che non è Vienna, spiegai al mio amico commissario austriaco delle politiche regionali, sei in un territorio dove devi avere anche un prefetto e quindi coinvolgimento del Ministero degli Interni, ma appena molli la presa te li ritrovi da tutte le parti, che ti hanno invaso, che si sono impadroniti del bando, che hanno sostituito la forza lavoro che non era prima, e quindi l'alleanza con i sindacati, la discussione, la tutela del lavoro, ma tutta sta roba, se la società non c'è, se non c'è un partito, dico io, che ti stia addosso anche a te che sei magari dello stesso partito, un partito quindi separato dal governare, io temo che non regga.